Ciao a tutti, siamo qui all'Oram oggi, abbiamo una bella ragazza motociclista. Perché? Perché le ragazze che vanno in moto accompagnate sono tante, ma cominciano per fortuna a essere tante quelle che guidano la moto. Cristina, a te la parola. Ciao a tutti e a tutte, sono Cristina, guido un MV F3 675 ormai da 10 anni e niente, è la mia passione, mi piace un sacco guidarla. Bene. Cristina, ammazza, è una moto proprio piccolina, ma dimmi una cosa che è importante, siccome è una moto potente che non mi aspettavo fra l'altro, per andare in moto che cos'è a cui fai attenzione, a cosa presti attenzione? La scelta dell'abbigliamento è molto importante, è fondamentale, perché comunque guidando una moto così, anche se comunque può essere più piccola, fondamentalmente bisogna che ci sia la protezione, quindi la sicurezza, guidare in sicurezza, piano, forte, purtroppo una caduta deve essere attutita bene. Di conseguenza si cerca un abbigliamento che sia sicuro, come ho già detto, che sia comodo, perché quando ci si piega, quando ci si sposta così comunque deve essere affidabile. E poi anche l'occhio vuole la sua parte, quindi se c'è qualche dettaglio che per noi donne insomma, valorizza la nostra femminilità, perché no, ci sta. Bene, infatti vediamo che qui ci sono dei colori sfiziosi, molto belli, e cominciamo a dire una cosa, Cristina, hai parlato di sicurezza, sono assolutamente d'accordo con te. Sicurezza perché in questo caso hai una giacca, adesso io non si potrà sentire ovviamente, ma qui ci sono delle protezioni omologate nelle spalle, protezioni omologate nei gomiti, dietro adesso non ve lo possiamo far vedere ma ve lo facciamo vedere a parte, c'è un paraschiena livello 2, sapete tutti qual è la differenza, Cristina tienimi tu il microfono che lo spiego, il livello 1 in genere nella protezione viene provato soltanto lungo la spina dorsale, mentre il livello 2 viene provato in tutte le parti, quindi massima sicurezza, ovviamente. La sicurezza non è data solo nella giacca, nelle protezioni, perché anche il tessuto è un tessuto antistrappo, ma viene data anche dalle protezioni a cui la Cristina faceva riferimento. Ad esempio, Cristina, con questi jeans come ti trovi? Questi jeans sono molto comodi, sono morbidi, hanno le protezioni all'anca, di qua, e anche al ginocchio. E niente, sono della Dainese, sono comodissimi, quindi si sta comodi. Questi jeans sono della Belleville, abbiamo fatto apposta perché abbiamo preso una giacca della Spidi e un jeans della Dainese che noi reputiamo essere nell'abbigliamento i numeri 1. Anche qui vogliamo farvi vedere che la sfiziosità femminile insomma, è importante, la vestibilità, il fit è molto importante e qua dentro in questa posizione se riusciamo a farlo vedere c'è una tasca nei lati per mettere delle protezioni pro shape della Dainese. Molto sottili, non si sentono, tu dimmi Cristina le senti? Assolutamente no, sono molto sottili però sono molto resistenti ad ogni tipo di urto, ecco. Assorbono benissimo. Questo è molto importante perché? Perché essendo molto sottili hanno una forte capacità di assorbire l'impatto, veramente una forte capacità. Naturalmente Dainese quando sceglie le protezioni e anche Spidi, cioè le grandi aziende oggi alle protezioni danno veramente molto importanza. Cristina, vedo anche che fra l'altro hai scelto un abbinamento straordinario, sei proprio, fa tutto Pandang, come mai? Sì, diciamo che io guardo molto a questi dettagli, colori, disegni, grafiche e tutto il resto e questo casco mi è piaciuto molto, è molto leggero, è adatto alla mia taglia, quindi si adatta benissimo alla forma della mia testa, non si muove, insomma è affidabile anche quando si guida. Vedo che non hai rinunciato neanche ad un'altra cosa nella tua femminilità. Tira su una gambetta un attimo Cristina, ecco vi faccio vedere il tacco, non è proprio un tacco 20 perché insomma in moto questo non ce lo possiamo permettere, però è uno stivale anche questo con la massima protezione, con la massima sicurezza e nello stesso tempo eleva la femminilità di una motociclista. Bene Cristina guarda siamo felici di averti avuto qui e a te la parola e grazie ancora per essere venuta a servirti qui da noi all'Oram. Il piacere è stato mio, qua ho trovato gentilezza e disponibilità e una vasta scelta di abbigliamento, quindi è consigliatissimo davvero. Ciao!